Era l'attrice più richiesta dagli sceneggiati, quelli che sono diventati storia. Fidanzata d'Italia. Un grande talento, una dolcezza nello sguardo che non ha mai perso. Guardate qui chi viene a trovarci. Quella è la mia terra, Atlantide. Papà scherza sempre, ma quando mi guarda e pensa che io non me ne accorga. Dottor Manson, la mia malattia è grave. A me può dirla la verità. Sapete perché voglio bene a Jip? In un modo così ridicolo. Perché è l'unico essere al mondo che mi accetta come sono e non vede i miei difetti. Oh, tutti ne abbiamo tanti. Io, per esempio, sono scontrosa, bisbetica, bizzarra. E impulsiva. Già, è impulsiva. Laura Frichian, ho detto bene il cognome, ieri ho preso lezione. Allora, signora, glielo dico, volevo essere come lei, capisce? Perché io ero Gian Burrasca, mentre lei era la dolcezza fatta persona. E io ambivo ad essere una persona dolce come lei, sappia. Quindi ha fatto questo guaio. Sono felicissima oggi che lei abbia deciso di... abbia detto sì, signora Frichian, perché la sua storia, la sua vita è bella. Una bambina, la porto piccolina, che già sapeva cosa voleva fare, perché non è una leggenda che lei a 7-8 anni avesse deciso di fare l'attrice, è sì, vero? È vero. Già io facevo, da quando avevo 5 anni, danza classica. Però, trovando un libriccino di Goldoni dove c'erano i personaggi, io ho capito che c'era una botta di suote e mi piaceva questa cosa. Sicché la dissi un giorno, quando i genitori si dicono, ma cosa farai da grande? Eravamo a tavola e io dissi, vorrei fare l'attrice. E come la prendono a casa? A casa la prendono bene, perché mio papà era un uomo speciale, era anche un artista, e quindi sapendo quanto io amavo la lettura, leggevo sempre, e lui ha anche pensato che potesse essere una cosa possibile. Quindi non le tarpano le ali? Assolutamente no. Mio papà, il mio compleanno dopo... verso i 9 anni mi regalò un libro con una dedica che era può essere che il teatro diventi per te una cosa seria, intanto leggi questo, poi si vedrà. Posso fare un applauso a questi padri meravigliosi, mio papà, sì. Che capiscono che c'è un fuoco, poi può sviluppare un incendio o può anche essere distruttivo, ma insomma che invece va coltivato. Però lei capisce, signora, almeno da quanto ho letto di lei, che prima cosa doveva studiare. Quest'amore per la lettura che la consola dalle notti insonne. Lei dorme poco ancora adesso. Ancora adesso, devo prendere il sonnifero. Per addirittura? Dormire. Eh sì, se no vado avanti a leggere fino alle 3. Studiare, che è una cosa importante nella vita di Laura Frichian, in una famiglia di persone, di artisti. Di persone che avevano il gusto dell'arte, del bello, suo papà musicista, suo fratello anche musicista, che però poi è anche uno che si è sacrificato perché sì, qualcuno l'azienda di famiglia doveva portarla avanti. Certo. Allora se c'è Lauretta che fa l'artista, ci deve essere chi di sostanza porta avanti questa... Infatti, ho chiesto scusa a mio fratello perché l'abbiamo, sia io che papà, l'abbiamo un po', gli abbiamo tarpato le ali, perché chi rimaneva con la mamma? Certo. Noi in giro per il mondo a fare gli artisti e lui a casa. Però sotto sotto, io lo paragono ad Alfieri, si metteva, ha studiato e 2 anni fa mi pare ha vinto il primo premio in America, naturalmente. Possiamo dire quasi un Oscar per la composizione, cioè l'equivalente degli Oscar, degli Awards della composizione, che intanto vediamo qui. E lì è stata quasi la rivincita, Laura? Io proprio... Laura, quando comprende che... il teatro, perché questa è la cosa bella, l'artista per lei, la televisione viene dopo gli sceneggiati, tutti i film che ha fatto al cinema, che il teatro è la sua vita, la sua prima grande occasione.
Ma io come ho finito l'accademia a Milano, ho avuto una scrittura immediatamente, finivo a giugno e già a luglio lavoravo. Non avevo previsto una cosa che poi ha condizionato la mia vita, che io avevo paura di entrare in scena, una paura terribile, mi prendeva proprio il panico. La prima volta Foà mi ha dato uno sberlone e mi ha cacciato in scena. Ha preso proprio la sberla? Sì, eh? Sì, ho preso proprio una grande... Il grande Arnoldo Foà. Boom! E poi ci sono stata in scena, ho fatto la mia scena, però ho capito che per me era un grande stress. E quando sento qualcuno dei nostri colleghi che magari dice è morto perché aveva mal di cuore, io penso lo sempre... Lo può capire. Penso sempre che è un mestiere che... O si è molto forti di cuore o altrimenti ci si lascia le penne. Lei non è forte? Di cuore inteso come fisico, sì, penso di sì, ma non so, è tanto tempo che non lo controllo. Ma sono forte di cuore nel senso di voler fare bene per gli altri, ecco. Questa donna straordinaria che miete... successi a teatro, tra l'altro Rina Morelli, Sara Ferrati, dei nomi che io ho provato a immergermi nella sua vita leggendo Incontri, che è questo libro bellissimo che tra l'altro è scritto con una leggerezza e che se poi uno chiude gli occhi dice ma quanta gente una vita può incontrare. Lei è stata molto fortunata in quello, Laura? Sì, molto. Perché ha incontrato grandi maestri, grandi compagni di lavoro. Io penso, per esempio, David Copperfield, la porto direttamente a Giancarlo Giannini. È stato... Giovanissimi tutti e due. Tutti e due, è più o meno la stessa età. È stato un incontro importante, infatti ne parlo. Perché lui io l'avevo visto in teatro fare Romeo... Ed è stato il Romeo più straordinario che io abbia visto. Era il suo Romeo quasi. Io ebbi una cotta subito artistica per Giancarlo e quando Maiano mi disse che David sarebbe stato Giancarlo Giannini ho detto... E lei Dora, e io la moglie Dora, Copper, non so se mi spiego. Ho detto qui ho vinto un terno al lotto perché lui nonostante fosse così giovane mi è stato di grande aiuto perché un grande partner... Aiuta moltissimo, ti dà le intonazioni giuste, ti aiuta quando recita con è te. È vero nella vita professionale come nella vita personale, anche, la possibilità di avere chi ti sostiene anche nei momenti di difficoltà, di maestro e maestri, soldati, che l'aveva profetizzato che lei però forse era tagliata per fare la mamma, oltre ad essere una brava attrice. Sì. Questa cosa la stupisce quando lui glielo dice? Molto, mi stupisce molto e mi lascia anche... perplessa perché dico allora io questo film non dimostro nessuna qualità, mi dice senta lasci perdere e si occupi di bambini, però dopo è stata una ho profezia. Capito che è stata una profezia vera e questo a me piace che torni questo dopo perché nella vita di Laura Efrichian c'è un prima e c'è un dopo. De Sica questo galantuomo. De Sica è una persona che io ricordo buona, il termine buono è un po' desueto, non si dice più è una buona persona, si dicono altre cose, ma la bontà è una delle, forse la qualità migliore che ha un uomo. E De Sica aveva veramente una grande bontà d'animo, perché ha fatto delle cose... che pubblicamente sarebbero state disdicevoli, come avere due famiglie contemporaneamente. Però lui ha cercato in tutti i modi, io gli ho visto fare mangiare il primo piatto a Natale in una casa, avere la macchina pronta fuori e andare a mangiare il secondo nell'altra casa, per non far mancare a nessuno la sua presenza. E l'ho frequentato abbastanza perché era amica della figlia e lui è stato quello che mi ha aiutato con il nome. Con il cognome, esatto. Con il cognome, perché io dovevo fare un film, un peplum, con la regia di Cottafavi e scelsi lo pseudonimo Altan perché era quello della mia nonna Laura. Solo che poi Cottafavi mi disse, dice ti sei scelta il nome Altan. Sì, era un nome di famiglia.
Per te andava meglio Bassan, visto la statura. Vabbè, che è meglio la verità, come dire, però su via. Era così eterea, leggiadra. Però mi aveva Angelicata. Scelto per il film. È un bellissimo film, però De Sica dice non rinunciare al tuo cognome. Quando, modificalo, correggilo nel senso di semplificalo. Sì, io andai, perché poi c'è anche un'altra cosa. Insomma, io andai da lui e dissi, ma è possibile che io debba cambiare nome? Il mio nome è questo. La gente si scrive poi col PH, quindi esatto. Legge EPC e non va avanti. Capisce. Quindi abbiamo cambiato il PH in F, e però lui mi ha raccontato questa piccola storiella che ha fatto un provino una volta a una giovane molto carina, molto molto carina, e alla fine lui gli ha chiesto, ma come ti chiami? E lei dice, Gina Lollobrigida. Con due belle, tre B e cinque G, E lui rimane, dice, ma come, ma con questo cognome, ma come pensi di fare l'attrice? Lei l'ha guardato e ha detto, l'Anna Impara. Grande! E allora l'Anna Impara... E Frichian rimane Frichian, ma il PH diventa F. E poi c'è già un'altra vita, questa donna incredibile, talento straordinario. Nella sua vita entrano i musicarelli, trionfo, perché lei, Laura, era famosa prima ancora che entrasse Gianni Morandi nella sua vita, sì. Questo lo dobbiamo dire. Bobby Solo spopola con i musicarelli, ne sentiamo un pezzettino, ne guardiamo un po' e torniamo a quest'altra parentesi, sono tante parentesi la sua vita, bellissime, andiamo! Se non avessi più te, meglio morire, e va bene così, me ne vado da te. Ma quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Ma se il mio cuore spera, non sarà solo una chimera. Ritornerò sul viso, è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me, che non amo che te. E così Laura diventa la fila, hai capito? È tale e quale, Laura, posso dirle una cosa? C'è un dato che ho sempre apprezzato di lei. Quando finisce un amore, soprattutto un amore pubblico, penso ad Albano e Romina, penso a voi due, a lei e a Gianni Morandi, c'è sempre quasi da dar conto alla gente, perché in fondo sotto i riflettori voi avete vissuto questa storia di amore, avete fatto innamorare le persone, perché già solo a vedervi ci si innamorava. Poi dopo c'è la stagione dei rancori, la stagione delle pietre tombali che si mettono sopra alle storie. Lei è una che non ha mai gridato, non ha mai rinnegato, che è la cosa più importante da fare. E questa cosa mi ha sempre colpito. In fondo le veniva più facile dire, vabbè, si chiude un portone, forse si apre un'altra porta, lasciamo perdere, non ne parliamo più. Come fa ad aver mantenuto e a mantenere quasi questa saggezza, questa capacità di guardarsi indietro senza ricriminare nulla? Ma io dico che il matrimonio, dico sempre questa cosa e tutti rimangono stupiti. Il mio matrimonio con Gianni è stato un bellissimo matrimonio riuscito. Finché c'è stato l'amore, è stato un grande matrimonio. Abbiamo avuto tre figli, purtroppo il primo l'abbiamo perso. Comunque abbiamo vissuto la favola nella favola. Ci siamo amati molto. Poi, come capita spesso, dopo 15 anni cominciano a esserci dei dissapori, ma non sono i dissapori della convivenza, sono i dissapori invece della lontananza, perché piano piano Gianni andava via, io per aspettare Marco sto a letto 8 mesi
e quindi piano piano, senza quasi accorgercene, andiamo avanti, ognuno per una sua strada. Io rimango sola e penso che cosa, a come spreco la mia vita occupandomi solo dei fiori, dei bambini. Io sono una creativa, io ho voglia di fare. Gianni d'altra parte anche, quindi ha il lavoro che lo chiama, è un momento importante, è importante anche il momento che viene dopo tutta la grande popolarità, quindi lo riempie andando al conservatorio, quindi riesce a trasformare una cosa negativa in una cosa estremamente positiva. Però tutte queste cose ci hanno disunito. E prima che si arrivasse all'odio, abbiamo deciso di lasciarci, e così l'odio non è mai stato un nostro sentimento. Laura, questa donna che ha una storia familiare incredibile, lei è figlia di profughi armeni, ha scoperto la storia della sua famiglia soltanto quando muore suo nonno, che finalmente lei riesce a 17 anni ad aprire un baule che racconta una storia d'amore. Bellissimo. Che spero lei un domani abbia voglia di raccontare. Lei capisce che la sua vita ha un significato che va oltre l'amore per i figli, poi per i nipoti. E si innamora pazzamente dell'Africa, arriva all'Africa nel suo vissuto. Ma l'Africa non quella del Kenya che noi siamo abituati a vedere da cartolina, con i grandi resort dove gli italiani vanno a fare i signori. L'Africa vissuta da dentro, con la gente, e capisce che quel suo talento, che adesso si tratti di fare l'arredatrice, che si tratti di decorare, può portare delle cose belle. Qual è la sua Africa? Perché lei a un certo punto capisce che c'è questo richiamo verso quei bisogni che lei può aiutare a soddisfare? Guardi, quando io sono andata in Africa, esattamente a Malindi, era la terza volta che andavo in Africa. Andai a Malindi con degli amici, così come si va a fare una gita, una vacanza. E subito safari, è tutto subito il mondo bello, il mondo delle persone che vanno a fare le ferie, a vedere un mondo nuovo. Io in quel momento, non ancora consapevole di tutto, però c'è sempre qualche cosa che ti dice, prima che tu lo sappia, lo sa la tua anima, lo sa il tuo cervello. E io sulla carta ho visto che costruivano un piccolo villaggio a 20 chilometri da Malindi, e ho visto una casetta e ho detto, ecco, io voglio questa. Ed è la mia casa ancora oggi, una piccola casa. Per fortuna ho avuto il buon senso di non costruirmi un villone, una piccola casa modesta, perché anche quello conta quando tu vai lì. Certo. e cerchi di farti capire. Ti capiscono di più se sei anche tu modesta, piuttosto che se vivi in 12 stanze. All'inizio ho fatto anch'io quello che facevano gli altri, una vita, ma la mia fortuna è stata di avere un houseboy che aveva fatto... E una persona che le dava una mano in casa? Sì, perché le donne allora non facevano le domestiche come qui, lo facevano gli uomini. Le donne facevano solo i lavori pesanti, scavavano i pozzi, portavano queste taniche di acqua, 25 litri d'acqua in testa, chilometri facevano per portare quest'acqua nelle capanne, cose che poi ho scoperto dopo. E avevo questo houseboy che aveva fatto il seminario, quindi parlava un po' italiano. E parola, tira parola, insomma gli dico, ma come vivi, dove vivi? Ma quanti figli hai? Ma uno ancora sta arrivando. Ah beh, ma allora voglio venire a vedere la tua casa. Vedo che cambia Sconvolta. Faccia e mi dice, mamma, ma io non ho una casa, io ho una capanna. E io lì sono rimasta scioccata, perché chissà perché le vedevo passando queste capanne in mezzo a questi alberi, era tutto folklore. Quando poi invece affronti la verità, perché lui ti porta a vedere la sua capanna, entri, conosci le persone, capisci che di folklore non c'è più niente, c'è solo povertà, una grande, immensa povertà. Il Kenya è ricchissimo,
ha aiuti dall'America, dal Canada, ma anche dall'Europa. Potrebbe far star bene tantissima gente. E invece il denaro si ferma a Nairobi. A Nairobi c'è gente ricchissima. Poi scende un po' verso Mombasa. E anche a Mombasa non va male. Ma quando arriva a Malindi arrivano veramente gli spiccioli. Allora questa donna a cui Mario Soldati aveva profetizzato di fare la mamma, ma non soltanto dei suoi 3 figli, ma di una moltitudine di bambini, sapete cosa fa? Mette a frutto il suo talento, crea questi piatti. Tra l'altro uno già l'ho prenotato, Laura, già te l'avranno detto, ora passo da tu. Con cui sta costruendo dei pozzi, con cui sta aiutando a mettere su tante capanne che possano resistere al fango, alle alluvioni. E sta diventando una donna che porta quella dolcezza che aveva quando interpretava Dora Copperfield, oppure la protagonista, una delle protagoniste della Cittadella, la sta portando anche lì. Questa è la seconda vita di Laura Ifrichian. Signora, mi prometta che mi viene a tornare, torna da me, perché io parlerei con lei ancora le ore. Abbiamo buttato solo dei semi, solo dei semi. Sì. Ci sono delle cose belle che possiamo fare anche noi con lei. E io vi chiedo, per favore, di dare una mano a Laura Ifrichian, perché la date a tutti noi. Perché questa è la quarta, quinta, sesta vita di una donna che non ha mai smesso di sognare e di farci felici. Grazie, dal profondo del cuore. Grazie. Di essere stata con noi. È un mio sogno, oggi ho visto, ho toccato con mano un mio sogno. Il mio medico, grazie Monica, a te. Grazie. Grazie.